Sono veramente felice di essere qui con voi a festeggiare i 200 anni dell'infinito del poeta di Recanati, nostro patrimonio nazionale inestimabile. Marco Bussetti, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha inaugurato così le celebrazioni per il 200° anniversario dalla pubblicazione della celebre lirica del poeta e filosofo italiano Giacomo Leopardi. Una vera e propria festa a Recanati e in tutto il paese, con le scuole protagoniste di flash mob, esibizioni realizzate dagli studenti di tutte le età. Come giuria abbiamo deciso di premiare la valenza didattica degli spettacoli nei confronti dei ragazzi, che hanno mostrato anche quest'anno un entusiasmo travolgente. Abbiamo valutato soprattutto la capacità di trasmettere emozioni, cui tengo particolarmente, perché è la missione fondamentale del teatro. Così Piero Papale, presidente di giuria, si è rivolto agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato alla 10ª edizione del Festival del Laboratorio Teatrale nelle scuole, promosso da Agiscuola. 9 le scuole selezionate che si sono esibite al Teatro Golden di Roma, dove si sono tenute anche le premiazioni. Si sono svolte nell'Arena della Stella Azzurra di Roma le finali della Junior NBA League, il campionato di basket dedicato alle scuole medie di 8 città italiane, organizzato dalla Federazione Pallacanestro in collaborazione con il MIUR e con la National Basketball Association. Presente anche il campione Francisco Elson. It's a great event. I'm here as a... Questo è un grande evento, sono qui come ambasciatore dell'NBA per l'Europa. I ragazzi hanno modo di fare un'esperienza NBA e percepirne le sensazioni. Sono qui per promuovere il basket NBA e i ragazzi lo adorano e sono qui per rispondere anche alle loro domande. Io ho iniziato quando avevo 15 anni e alcuni di questi ragazzi hanno un vantaggio e sono decisamente bravi, quindi gli auguro tutto il meglio. Il basket c'è ogni giorno, è uno stile di vita, quindi se è uno sport che ti piace e vuoi diventare un giocatore professionista, una cosa molto importante è credere in te stesso, gareggiare, mettersi in gioco ogni giorno, allenarsi, migliorare e avere degli obiettivi, fissarsi degli obiettivi giornalieri, settimanali, mensili, solo per migliorare il tuo gioco e sviluppare capacità. Istituto Salvemini di Bari. Studenti protagonisti dell'incontro con il giudice costituzionale Silvana Sciarra nell'ambito del progetto Viaggio in Italia alla Corte Costituzionale nelle scuole. Liceo Artistico Statale di Porta Romana. Al Museo Novecento di Firenze sfilano gli abiti degli studenti del liceo artistico. IC Voltri 2 di Genova. Al via il progetto Give Teens a Chance, la scuola al centro della periferia in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Liceo Palumbo di Brindisi. Gli studenti del liceo protagonisti del Friday for Future con post-it e poster per sensibilizzare adulti e giovani. Per tutte le notizie consultate il sito diregiovani.it.